Napoli stasera. È finita. La Juventus vince la Coppa Italia per la 4 volta. Per le 4 consecutive. Vamos Juve! Coppa Italia, live reaction fino alla fine. Vamos Juve! Mamma mia! È buffata, che vede la palla all'ultimo, deve correggere la posizione, concedere un corner. Bello, vai Paolo, vai Paolo! Io! Vai scivolata e Quadrado. Quadrado. Le finte ripetute, Quadrado vuole la soddisfazione ed ora va. Ma guarda tu, guarda, guarda tu. Guarda tu, no! Poi Douglas Costa, Dybala, una rasoiata! Oh! Forse che non segnivo mai sul calcio d'angolo. Juventus in zona d'attacco, bene, andiamo! Sì! Punta Rodriguez, poi Douglas Costa. Wow. Sì! Sì! Che sembrava in grado. Sì! Non è entrata in partita la Juve nel secondo tempo. Sì! Dai, 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 vai Costa, vai Costa. Uccidiamoli, 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 uccidiamoli. Mamma mia! Tanto ancora una confusione. Pigliatevi 4 fischiotti. Non è finita, Borini ancora. Buffon! Buffon! Paolo, 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 Paolo! Involontariamente Dybala cerca di sorprendere Donnarumma. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! E anche i fotografi che ricordano il momento. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto, come sempre, agli affezionati del mio canale YouTube, anche a Marcello Chirico, a tutti, fratelli e sorelle juventinazzi di Topland. Ciao da parte del vostro Postman. Un'altra pazzesca, clamorosa serata bianconera in Coppa Italia. Un netto e perentorio 4-0 al Milan, che suggella, appunto, mi sembra ovvio e doveroso, giusto, matematico, la quarta Coppa Italia consecutiva. 4 pere, 4 fischiotti per la quarta Coppa Italia consecutiva. È stata una partita molto equilibrata nel primo tempo, con la Juventus che ha praticamente avuto il pallino del gioco, ha condotto le operazioni, però ha verticalizzato poco nella prima frazione. La Juventus si affidava a questi cross sui quali abbiamo prodotto soltanto un colpo di testa di Mandzukic, che non ha creato problemi a Donnarumma. Il Milan si è affidato alle ripartenze ed ha avuto un paio di buone occasioni, la prima soprattutto su Cutrone, sulla quale Buffon è stato come sempre superlativo. L'equilibrio che c'è stato praticamente si spezza al minuto 56, allorché la Juve passa in vantaggio su calcio d'angolo con il bellissimo gol di testa di Benatia. A stretto giro di pochi minuti, 8, la Juventus fa 3 gol, raddoppia con Douglas Costa, dove Donnarumma ha più di una responsabilità, come ce l'ha sul terzo gol ancora di Benatia. 3 gol in 8 minuti, praticamente la Juventus uccide di fatto questa partita, la signora omicidi che vogliamo vedere è questa qua. 3 gol in 8 minuti e praticamente la pratica viene sbrigata ed archiviata. Una Juventus che ha aspettato il momento giusto per colpire. Il Milan poi ha cercato di fare il gol della bandiera, ma in realtà è arrivato anche il 4-0 su autorete di Kalinic. Ma che cosa abbiamo detto alla vigilia? Se la Juve fa la Juve,
non c'è partita, non c'è storia. Quando la Juventus si è messa a fare la Juve stasera, la partita praticamente è stata archiviata. Onore al Milan, onore al Milan. Ad onor del vero, lo devo dire tranquillamente, lo dico tranquillamente perché per 55 minuti ci ha tenuto botta, è stato lì e ci ha messo comunque, ha tenuto la partita in bilico finché ha potuto. La Juventus, quando è passata in vantaggio, poi ha dilagato molto bene perché stasera c'è un silenzio qui surreale, non ci stanno fuochi d'artificio, suppongo, in altre parti d'Italia. Perché chiaramente quando la Juve vince poi c'è questo silenzio. Sentite? Ecco, il silenzio dei rosiconi, dei fegati spapolations. Vi saluto, giustamente festeggiamo, poi testa alla Roma, si torna all'Olimpico domenica sera. Prendiamoci questo punto per chiudere anche la pratica. Scudetto, vi saluto ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Vamos Juve! Vamos Juve! Vamos Juve! Quattro volte, quattro Coppa Italia consecutive. Ciao a tutti e ciao Marcello!